Wow, mamma mia che roba, non pensavo di divertirmi, di godermi lo spettacolo così, perché avevo preso un posto che era in cima, alla penultima fila, quindi dicevo, vabbè, si gode quel che si può. E invece si è visto benissimo e soprattutto anche non mi ha dato fastidio il volume, che è una cosa che proprio non ci avrei scommesso un centesimo, ero già pronto coi tappi e invece si sentiva proprio perfetto, come volume, non come equalizzazione, ma ci arriviamo. Però la cosa bella che volevo vedere era come si svolge, cioè cosa succede esattamente laddove le telecamere non arrivano e non devono arrivare, cioè i preparativi, cioè il backstage, backstage in tutti i sensi, perché lì c'è il palco. E si vede dietro il palco da dove ero io, perché per come è fatto c'è questa barriera davanti a semicerchio e dietro arrivano gli ospiti e gli artisti. E io riuscivo a vedere anche cosa stava succedendo dietro. Ma partiamo dall'inizio, l'acquisto dei biglietti, che non è cosa da poco, perché il 7 aprile sono usciti, io alle 10 ero pronto, ma non ero convintissimo, eh. Faccio per vedere i prezzi, insomma, vedo di qua di là e vado subito alla seconda semifinale. E a un certo punto, quando riesco a prendere il biglietto, scopro che bisogna fare l'account su TicketOne. Lì mi fermo, indecisioni, robe varie, cose non preparate. Insomma, alla fine ho perso l'opportunità. In realtà, magari c'è ancora qualcosa, però ho detto no, vabbè, lasciamo stare. Ormai va così. Poi dopo. Ho iniziato a pentirmi, ho iniziato a dire sì, ma quando mai ti ricapita sotto casa l'Eurovision? Mai. Quindi ho iniziato a dire dai, non è possibile, se c'è la possibilità di vincerli, no? Vincerli con qualche estrazione magari. Alla fine scopro che in realtà non li hanno venduti tutti e c'è una seconda manche, diciamo, in cui li venderanno. Tutti i giorni guardavo quando sarebbe stata la data fatidica. Quando ho scoperto la data, io mi ero già iscritto a tutte le estrazioni, ma sapevo che non avrei vinto assolutamente nulla, malgrado un'estrazione, di 1.000 biglietti, quindi avevano dedicato 1.000 biglietti ai dipendenti comunali. Di questi 1.000, dato che siamo pochi, dico, cazzo, potrà capitare, no? Poi ho detto, no, sono io che sto facendo l'estrazione, quindi non capiterà mai, quindi me li compro. Quindi è arrivato il 28 aprile, mi sembra, e ero lì alle 10, avevo già tutto pronto, ero già loggato, prendo le prove di sabato, primo anello, quindi abbastanza basso, 115 euro. Quindi insomma, io ho detto più di 100 non spendo, per un biglietto più di 100 non spendo. Cosa succede? Che a un certo punto vedo che per la seconda semifinale, dopo un quarto d'ora, sono ancora disponibili dei biglietti. Io dico più di 100 euro non spendo e vedo che c'è il secondo anello, seconda categoria, 100 euro. Ci penso un attimino e poi dico, ma sì, facciamo anche sta cazzata. Stesso settore, cioè stessa altezza dal palco, quindi sempre di lato, però ovviamente più in alto. E tutto sommato i posti di lato sono anche quelli più vicini al palco, piuttosto che quelli davanti, ma sono lontanissimi. Quindi ho detto, oh ma sai che c'è, io prendo anche questo. Altri 100 euro. E quindi due biglietti. Nel frattempo, praticamente la metà dei miei colleghi ha vinto dei biglietti. Io, sapendo che non avrei mai vinto, li ho comprati. Appunto, apro e chiudo parentesi, io non ho mai vinto niente nei giochi di estrazioni piuttosto che altro, ne ho fatti anche tanti, mai niente. Però si sa chi è sfortunato nel gioco è fortunato in amore. Io vorrei sapere chi ha detto sta cazzata. Quindi oggi è venerdì e ieri sono andato a vedere la seconda semifinale. Per arrivare lì ho preso un tram in cui c'era il pienone, ma di stranieri. Io non pensavo che l'Eurovision avrebbe portato così tanti stranieri, perché un po' te lo aspetti, no? Però così tanti no. Mi sono ritrovato con un gruppo di svedesi, che erano tantissimi, svedesi, cioè quindi dalla Svezia in Italia per l'Eurovision. Voi andreste mai in Svezia per l'Eurovision? Fatevela questa domanda. Sono pazzi. Si sono messi a cantare tutto il tempo le robe che avevano portato loro all'Eurovision negli anni. Poi dicevano cose, ridevano. Io ho capito solo che tipo lip sync. Pensate a una gara di lip sync con la mascherina, una roba così. Si sono messi a ridere un casino per sta cazzata.
Vabbè, altro umorismo. E poi un gruppo di irlandesi che arrivano con la maglia verde della nazionale, bandiera intorno al collo, arancioni di capelli, e ti chiedi: ma chissà da quale nazione arrivano? Cioè, proprio una roba che fanno praticamente il bianco della loro faccia, l'arancione e il verde fanno già una bandiera, non c'è bisogno di mettersi quella dietro. E poi tanti inglesi, quindi per lo più c'erano questi. Poi arrivo lì al palazzetto, mi siedo, per fortuna a fianco a me non c'era nessuno subito a fianco, perché comunque i posti erano molto vicini, e dall'altra parte mi ritrovo uno che viene da Israele probabilmente, perché c'era la bandiera dell'Israele. Quindi, e dall'altra parte invece più in là un portoghese forse, poi dei tedeschi, insomma italiani non ce n'erano. E davanti, chi mi becco davanti? Una fila di sette spagnoli, capitanati da un omosessuale che c'è Malgioglio in confronto e non lo so, una persona tranquillissima, uno fuori di testa, vamos, vamos, bravi, cioè, quiero hablar contigo, debes ganar, debes ganar, tutto vestito di bianco, e poi bello che si esibisce l'Israele, si gira, vede quello a fianco a me, mi guarda a me e fa congratulations. Comunque ho urlato tutto il tempo agitando una sciarpina, poi c'avevano sta bandiera della Spagna, che poi la Spagna neanche si esibiva. Comunque, ora veniamo alla parte tecnica. Intanto la cosa più bella è stata poter assistere a questa semifinale, a questo evento dell'Eurovision, senza il commento di Malgioglio. E quindi ho potuto sentire tutto, più o meno, perché l'audio, soprattutto della voce, era molto basso in confronto a tutti gli urli che c'erano attorno a me, perché appunto mi ero portato i tappi, ma io avrei dovuto metterli solo per gli urli, però sono imprevedibili. Poi c'era una che urlava sotto, faceva così, qua, cioè urlava proprio, qua, sembrava un cane. Tutto si è svolto molto in fretta, nel senso che da quando è iniziato le nazioni proprio vanno e vengono perché ci sono i tecnici che montano e smontano in tempi record. Ho anche filmato quando montavano e smontavano, soprattutto tutte queste scale su cui dovevano salire gli artisti. Io capisco se lo fa uno, ma se lo fanno tutti, che senso ha salire su una scala? Cioè, quale effetto scenico hai di salire su una scala quando lo fanno tutti? E i tecnici lì dietro a tenere, a montare le cose. Quindi velocità, rapidità e poi anche i cameraman quando inquadravano le varie nazioni, quando facevano vedere i replay, no? C'erano le nazioni che esultavano. Io ho fatto un filmato a un certo punto ai cameraman che inseguono e che vanno da una parte all'altra. Arrivavano a un certo punto, poi ne partiva un altro che faceva l'altra fila e poi l'altro ancora, c'erano tutti organizzati e lì sei in diretta, quindi basta uno che inciampa ed è finita. Infatti le prove generali secondo me servono anche a questo, soprattutto. C'è stato l'unico momento che comunque io non neanche l'avevo capito. L'ho capito poi dopo rivedendo qualche cosa, qualche video. C'è stato un momento dove dovevano prendere tempo e c'era Mika che ha iniziato a dire tutti i record dell'Eurovision, le cose, perché dovevano preparare per l'Australia, perché l'Australia mi sa che era quella nazione con tutte le scale, quindi c'era un attimino da fare. Le luci, un sacco di luci che si accendono, si spengono e lì è tutto programmato, ovviamente, però c'è cioè, la cosa bella dell'Eurovision e che è programmata anche la telecamera che si deve accendere in quel momento. Cioè, fa parte del balletto, diciamo, della coreografia anche i movimenti di telecamera. Infatti, se voi vedete la semifinale, poi la finale di una stessa esibizione, sarà la stessa cosa. Cioè, esattamente uguale. Perché appunto nell'esibizione c'è anche il calcolato e scritturato il movimento di telecamera. E io ho visto tutti questi operatori che giravano così, anche lì basta un niente. Penso che l'operatore giri solo con la telecamera, poi ci sia la regia che fa gli zoom, da quel che ho capito. E poi ci sono le telecamere davanti, una che volava, quella che vedete che si allontana dall'alto, quella ovviamente automatizzata, ma è tutto scritto con dei programmi, perché da quel che ho studiato è come se mandassi in riproduzione uno spartito MIDI e venisse riprodotto, no? Da uno strumento, quindi è più o meno la stessa cosa, però devi farlo, cioè devi programmarlo, quindi il lavoro più grande poi è quello. E poi quando vanno le cose devi controllare che tutto funzioni.
Gli operatori non sono programmati, cioè loro sono sempre persone che si spostano. E anche gli assistenti, tipo c'è stato un momento dove per l'esibizione della Svezia doveva girare quella roba dietro e io ho visto l'operatore che quando l'ha riportata in asse l'ha un po' buttata lì e sta cosa è rimasta leggermente storta. Ora, non penso si sia notato, però io da dove ero l'ho visto che era leggermente più storto. E secondo me, anche solo per sta cazzata, un operatore non ci dorme la notte. Poi, macchine del fumo, fontanella, ancora nessuno si è fatto il bagno, questa è una cosa che non mi spiego, e fuochi. I fuochi che si accendevano, che praticamente penso siano solo gas, no? Quando partivano questi fuochi, io sentivo una vampata di calore tipo quando apri il forno. Quindi, ed ero all'ultima fila. Immagino quelli davanti. Sti fuochi qua sono pericolosi, però minchia si fanno sentire. Si fanno vedere, si fanno sentire, fanno un bell'effetto. Da questo punto di vista, l'esibizione più spettacolare penso si debba attribuire ad Achille Lauro, anche se poi non è andato in finale, però resta uno showman, resta un uomo da palco, un uomo da spettacolo, da esibizione, quindi per questo evento qua penso sia stato il più spettacolare. Chi meglio di lui poteva infiammare il palco in tutti i sensi. E il pubblico, io penso di averlo sentito di più, poi magari da dove ero io, l'ho sentito urlare di più proprio per lui. Subito dopo la Svezia, quindi inizio a ricredermi sul pronostico perché la Svezia pare sia una delle favorite come al solito, anche se la canzone secondo me non è niente di che. Primi ad esibirsi comunque sono stati The Rasmus, il pezzo mi piace sempre di più. E sono stati migliori secondo me fino all'ultima esibizione perché l'ultima io non so come mai nel video dove parlavo dell'Eurovision non ne ho parlato, io probabilmente me la sono persa proprio la Repubblica Ceca perché quando l'ho sentita la prima volta ho detto minchia, ma questo è un pezzone bellissimo e secondo me cioè mi piace un casino quel pezzo lì è proprio forte e quindi quando ho sentito visto quell'esibizione lì sono andato in estasi totale. E ho ripreso, forse è stato il video più lungo che ho fatto, perché ho ripreso fino allo special. Ecco, a proposito di filmati, quello che faccio io ed è quello che consiglio di fare è riprendere metà canzone, quindi o dall'inizio fino al primo ritornello, o dalla seconda strofa fino al secondo ritornello, poi stoppare, mettere via e godersi lo spettacolo. Così hai tutte e due le cose. Perché c'è la tentazione di riprendere tutto, però poi se ci pensi, tu riprendi tutto perché? Perché lo vuoi far vedere agli amici, a qualcosa, a no? Qualcuno, lo pubblichi, ma chi mai guarderà tutto il video alla fine? Quindi l'importante è avere un assaggio, no? E per come va adesso internet, l'assaggio va benissimo di metà canzone. Quindi si sceglie il momento che vuoi, topico, e il resto ti godi lo spettacolo, perché sennò non ha senso veramente andarlo a vedere. E quindi sul podio sicuramente io ci metterei Repubblica Ceca, Finlandia ed Estonia. Ed incredibilmente sono passate tutte e tre. Più qualche altra che mi piaceva. Di quelle che mi piacevano che non è passata, Malta e Cipro. Queste due mi piacevano assai e non sono passate. Emma Muscat comunque grandissima performance, proprio brava, cioè ma lei è brava. È tipo Sissi di quest'anno. Però una cosa che non lo so, forse è normale, è il fatto che quando sei lì, quando sei nell'evento, ti sembra che siano tutti intonati. Poi ancora non ho rivisto dalla TV cosa è successo ieri. Però io quando ho visto la prima semifinale in TV stonavano tutti praticamente. Invece ieri tutti intonati, a parte qualcosina che ho percepito. Può anche essere che proprio ieri erano tutti intonati, perché no? Comunque erano nazioni diverse, quindi artisti diversi. Però, considerando anche quella volta in cui sono andato a vedere Guns N' Roses, secondo me quando sei lì ti sembra tutto bellissimo. Quindi c'è questo effetto
di prosciutto negli occhi che non ti fa capire certi problemi, certe stonature, come anche quando avevo fatto il concertino. Cioè, dal palco mi sembrava fossimo andati benissimo, poi ho rivisto i filmati e ho visto che schifo che avevamo fatto. Quindi meglio andare ai concerti a questo punto piuttosto che vederseli da casa. Ad ogni modo è stato fantastico. Domani ci sono queste prove generali. Secondo me non sarà proprio la stessa cosa perché il clima da serata in diretta è diverso da quello delle prove, però sarò più vicino, quindi cambierà anche tutto, dal punto di vista, l'acustica soprattutto. Spero anche i tifosi, perché comunque se mi ritrovo un'altra fila di spagnoli davanti io cambio posto. E quindi tutti i video che ho fatto li caricherò sul canale apposito per queste cose di quando partecipo agli eventi, che si chiama Gen Vortex Eventi, entro probabilmente oggi. Quindi saranno tutti lì. Questo video qui invece non so ancora dove farlo uscire, se nella fanzone, se come video pubblico o se sul canale Gen Vortex Eventi, perché comunque pubblicare qualcosa vuol dire rovinarsi lo slot notifica e mi deve servire poi per la prossima volta, quindi ci devo ancora pensare. Tutto questo scaramanticamente mi dovrebbe portare un vantaggio, nel senso che io ho fatto un video adesso e ancora devo assistere a domani, pensando che il bello che c'era da dire l'ho già vissuto. Quindi scaramanticamente parlando, domani magari ancora di più, speriamo. Quindi questo è tutto, ci si vede.